anche su questo tema mi permetto di dire una cosa. Ieri abbiamo fatto il de profundis all'autonomia, no? Cioè nel senso che il presidente che va alla guerra alla difesa dell'autonomia, per fortuna il senatore Divina a livello parlamentare in tema di autonomia proprio ieri come dire, è riuscito a far passare un ragionamento molto importante. Allora dico, ci sono normative europee, ci sono normative chiaramente riserve nazionali e c'è un Trentino autonomo che su temi economici di questo genere dovrebbe far emergere la capacità di essere autonomo. E allora com'è possibile questo ragionamento, al di là di quanto stanno spiegato i miei colleghi, che in una regione, in una provincia autonoma non ci sia una banca di riserva, perché voglio dire i sistemi edificabili chiaramente trasformano il territorio, dunque c'è un recupero di quote, e allora perché non fare ragionamenti che siano territorialmente validi in base alle nostre necessità? E allora l'autonomia, siccome si esplica poi con le scelte anche di tipo economico, se ritiene l'agricoltura, visto che c'è anche lo slogan che il Trentino fa rima con vino, no? Questo era uno degli slogan pubblicitari della provincia, allora perché non fare un ragionamento dove la signora Maria del caso non debba andare a acquistare a Bari, ma questa è la provincia che, fa, che determina che tot ettari sono da dedicare all'agricoltura vitivinicola. Dunque se dal terreno A che viene edificato si sposta al terreno B, ma la banca deve essere gestita totalmente in garanzia anche per una questione di qualità e barra anche garanzia di procedura. Perché diversamente, se due elementi, il soggetto di Bari e il soggetto di Trento, volessero delibere, potrebbero fare quello che vogliono in termini di quota. No, noi diciamo è la provincia e l'autonomia provinciale che deve garantire questo, ed è importante. Poi mi permetto anche di dire, a livello europeo, e qui sempre in tema autonomistico, voi pensate se introducessero, lo dico paradossalmente, le quote nel turismo? No? E dicessero no, più di tot turisti in Trentino non si può venire. Cioè, voglio dire, possiamo gestire la nostra autonomia sulla economia che vorremmo proporre al nostro territorio ed insieme, concludendo, dico, se il tema delle quote vigne, rimpianto, va rinegoziato e va gestito, ebbene, dell'AI, siccome è una parte della nostra economia importantissima, lo faccia, perché questi contadini, questi casi, questi da Cembra ad Aldeno, ma non solo, io sono della Valle Garina e anche là ci sono altrettanti casi, che credo che il nostro sistema autonomistico debba assolutamente garantire la trasparenza, ma soprattutto garantire l'economia, perché a questi signori che devono ripagarsi gli impianti in sostanza, no? Ecco, lì si va a tagliare le gambe, e questo la matrigna, la provincia matrigna non lo può permettere, perciò si faccia autonomia della vita. Mi leggo subito, allora, perché per voi magari la materia non è così semplice. La provincia che non ha fatto quello che avrebbe dovuto, cioè mettere a disposizione delle proprie quote di riserva, ma le ha indirizzate, vai dal presidente che te le procurerà, eccetera, eccetera, si è sentita responsabile, diciamo, una chiamata in causa, al punto che adesso ha tamponato e ha messo, perché? Perché AGEA dice, i contributi che voi avete ricevuto, ce li dovete dare. AGEA, l'Agenzia Nazionale dell'Agricoltura, dovete per quelle quote false espiantare, cioè tu pensa il costo dell'impianto da espiantare e pagare le relative sanzioni. Tu capisci che è un disastro. La provincia dice, e si è già accordata con AGEA, io metto diciamo, a disposizione di questi acquirenti incauti un pacchetto di quote di riserva che tamponi esattamente le quote legittime acquistate, le do ad un prezzo di favore, chiaramente, e le dà a circa il 50% di quello che è il valore di mercato, agevolando chiaramente l'acquisizione e facendo scattare con un accordo con AGEA che questa operazione avrebbe sanato l'incauto acquisto effettuato con le quote false. Per cui provincia dice, mi sento responsabile al punto che negozio con AGEA di tamponare le sanzioni, niente revoca di contributo,
punti, niente espianto, niente sanzioni, e le do, non può regalarle probabilmente alla provincia, a un prezzo estremamente agevolato al 50%. Questo atto è quello che dimostra che la provincia si sente corresponsabile della, della vicenda e prova a tamponare. Io presuppongo che tutti i contadini acquisteranno le quote di riserva al 50%, perché, perché vivere o morire, però che si sentano indubbiamente beffati, sì, perché dicono, avendo fatto tutto regolare, seguendo quello che mi dice la provincia, sanate con il primo atto, certificate con il primo atto che la provincia mi diceva, sei tutto a posto, per 10 anni io pensavo di essere, anzi ero regolare, adesso mi trovo lì doverle riacquistare, le dovranno fare, ma si sentono indubbiamente beffati. Però la provincia ha una grossa responsabilità sulla vigilanza che non ha messo in campo, e fermiamoci qua, perché poi le indagini dovranno dire il resto. Questo aver indirizzato su un mercato extraprovinciale quando esistevano quote a livello provinciale, c'è da chiedersi il perché. Ma